Ciao a te, bentornato su Persona 5 Royal. Prima di proseguire devo soltanto dire una cosettina. Io adoro i giochi dell'Atlus, io adoro in special modo i Persona. Io li amo visceralmente perché ognuno è riuscito a tirarmi fuori delle emozioni taglienti, molto toccanti. Ognuno è riuscito a tirarmi fuori qualcosa. Persona 5 però ha un piccolo difetto: i dialoghi sono troppi, ma troppissimi. Soprattutto Persona 5 Royal, dove oltre ai dialoghi normali dei giocatori, dei giocatori, insomma, dialoghi della storia presenti in Persona 5 Vanilla, cioè il normale Persona 5, sono stati aggiunti anche dei discorsi derivanti dal 5 Royal, quindi nuovi argomenti, nuovi personaggi, tutti inclusi in un nuovo in una scena. Quindi, ad esempio, se nella scena precedente, giusto per farvelo capire, José, il bimbo che era venuto lì, che cercava i fiori e tutto il resto, nei Memento, è un personaggio del 5 Royal. Quindi il video si sarebbe dovuto interrompere esattamente dopo il ciao di, insomma, dopo essere arrivati all'uscita dei Memento. Poi c'è stato anche José, quindi se ne sono andati altri 10 minuti. Io ripeto, Persona 5 Royal è stupendo, peccato che a volte si portano letteralmente il cervello, anche con dialoghi piuttosto inutili. Al di là di questo, dovremmo in teoria avere finito, perché i tutorial rivolti al palazzo, alla vita normale a Tokyo, ai Memento, che sono estremamente importanti, dovrebbero essere terminati, quindi niente più tutorial. Ci è voluto un dannatissimo mese, però dovrebbero essere finiti, ti prego. Quindi godiamoci adesso i dialoghi, saranno anche qui tantissimi. Andiamo avanti con la storia. I Memento, faccio ancora fatica poi a capire quel posto. Oh, e che cos'era quella specie di barriera verso la fine? Not entirely sure, but that wall must have been there for a reason. Non ne sono sicuro, ma credo che quel muro fosse lì per una ragione ben precisa. Mementos is the public's palace, though. It might be affected by the general public's belief in us. Tuttavia, trattandosi del palazzo del grande pubblico, l'opinione delle masse potrebbe influenzarlo. Why do you know so much about it, Morgana? Come fai a sapere tutte queste cose, Morgana? Bella domanda. I miei ricordi sono ancora un po' annebbiati al riguardo. Tuttavia, devo scoprire cosa si nasconde nelle profondità dei Memento, a qualunque costo. No matter what? A qualunque costo? Mementos is not just everyone's palace. It's the source of all palaces. I Memento non sono solo il palazzo di tutti, sono anche la fonte di tutti i palazzi. It used to be that palaces like Kamoshida's with one ruler simply didn't exist. Una volta i palazzi con un solo signore, come quello di Kamoshida, non esistevano. So if we can do something about the greatest cause of distortions, I'm certain my appearance will... Quindi se riuscissimo a occuparci della principale causa della distorsione, allora il mio aspetto... You wanted someone to save you too. Ti serviva qualcuno che salvasse anche te. I just needed pawns. Avevo solo bisogno di gregari. Non è vero. So that's why you came poking your nose around with us. Capisco, dunque è per questo che sei venuto a ficcanasare nel nostro mondo. I'll help you. I hope you can regain what you've lost. Io ti aiuterò, spero che tu possa recuperare ciò che hai perduto. I'll be relying on you guys. Io conto su di voi, ragazzi. By the way, Morgana, are you a boy or might you be a girl? Comunque, Morgana, tu sei un maschio o potresti essere una femmina? Forse è un bus. Deve essere una ragazza.
Well, Morgana can be surprisingly clean. Beh, Morgana sa essere terribilmente asfissiante a volte. Esattamente il motivo per cui ho detto che potrebbe essere una ragazza, grande Anne. If that's the case, I don't want to be anything more than just friends. Se è così, allora è meglio se rimaniamo solo amici. The feeling's mutual. La cosa è reciproca. In any case, of course I'm male. Comunque sono chiaramente maschio. I mean, I... Cioè, io... What is it? Che c'è? No, it's nothing. We're done talking about that. No, non è niente, cambiamo argomento. Anyway, we now know that we can perform minor changes of heart in mementos. In ogni caso, ora sappiamo che c'è possibile compiere dei piccoli risvegli del cuore nei mementi. We come across any eye-catching leads. It may be worth dealing with them for a bit of combat practice. Se dovesse capitarci qualche pista interessante, può valere la pena di occuparcene per fare pratica. Interessante. Purtroppo non c'era nient'altro di interessante sul sito. I bet we'll get tons of them if we can change someone famous and make the Phantom Thieves well known. Scommetto che verremmo sommersi se risvegliassimo qualche VIP e diffondessimo il nome dei ladri. I pesci grossi sono il nostro principale obiettivo, in fondo. Ryuji, prima dovreste fare in modo di passare gli esami. Oddio. Mi tocca studiare. Ora puoi recarti nel memento, qui potrai risvegliare il cuore dei piccoli criminali che non hanno un loro palazzo personale. Per ora sii paziente e resti in attesa del prossimo obiettivo. Chi ci sta guardando? Chi è questo ragazzino dalla... questo ragazzo dalla camicia bianca? Forse una ragazza. Con quel Nakanohara è stata una passeggiata. Diventeremo famosi se riusciremo ad abbattere qualche grosso bersaglio adesso. Ehi, stiamo cercando di aiutare la gente, non di diventare famosi. Finalmente qualcuno che lo dice. Ma se la gente non sa chi siamo, come facciamo a infondere loro coraggio? Hai ragione. No, sei sicuro, Ryuji? Ah, ho torto? Non credo tu abbia proprio torto. Ma che senso ha fare tutto questo se non abbiamo un motivo, come con Kamoshida? Vuoi dire che non dovremmo ficcare il naso negli affari degli altri? Cioè, non saprei, se qualcuno è in pericolo è naturale volerlo aiutare. Beh, sì, sono d'accordo. E in fondo sono contenta che abbiamo risolto il caso Stalker. Inoltre, a che servono le nostre persone, se non le usiamo per il bene? Che ne dici, Ren? Ma io voglio aiutare la gente, che problemi ha anche io. E poi non abbiamo tempo di litigare su queste cose. Quel Madarame, punto interrogativo, mi preoccupa. Già, ma non farti trascinare troppo, ok? E vedi di non far nulla di insensato, tipo farti bocciare. Dannazione, tra l'altro non ho studiato per niente. E quella stella, allora? Quella che ci ha dato José? Chissà se può aiutarci a prendere il massimo agli esami. Diciamo che ne dubito. Cavolo, mi accontenterei anche solo di non essere bocciato. Contrattare non serve a niente, non lo useremo per quello poi. Forse dovresti, non so, fare uno sforzo. Hai ancora tempo? Va bene. E Ryuji, ha detto niente del memento? Se vuoi sapere qualcosa, posso dirtelo. Oh, signore. Io so tutto del memento, per favore, Morgana. Per favore, basta! Bene. Salviamo, vi prego, vi scongiuro, perché ne ho proprio bisogno fisico. Uff, 19:58, dopo 20 ore sono ancora al 7 di maggio. Maledetto. Bene, rieccoci qua. Scusate, ma avevo bisogno di un memento. Ok, andiamo giù perché comunque ti prendi la borsa. Non devi andare da nessuna parte. So giro. Ok, diamo un'occhiata alla televisione. Questo programma vi è stato offerto da KJ Mobile. Domani a Good Morning Japan ospiteremo l'artista giapponese Ikishiryusa Madarame. Un maestro capace di dar vita a fantastiche composizioni. Cosa ci dirà sulle sue ultime mostre?
Incredibile, sto Madarama è dappertutto. Ok, a quanto pare non posso fare altro che stare qui a LeBlanc a studiare. Sì, no, Ciro, l'ho capito. Studiamo, io me ne torno a casa. Sei allergico allo studio, so Ciro. Riesci a risolvere questi problemi? Sei realmente incredibile. Sì, vai. Ah, ok, ora un attimo che sprizzo qualche stellina dalla mia testa. Sono sempre diligente, capito? Sono sempre diligente. Continua così, Morgana. Diligentami tutto. Ed è domenica 8. Messaggino. Mishima, ma ciao Mishima, come hai avuto il mio numero? Ehi, ho letto sul forum, ottimo lavoro con quello stalker. Il mio phantom affisionato website è tornato utile, vero? Io, di cosa stai parlando, amici? Chi sei? Ma perché hai avuto il mio numero intanto? Va tutto bene, non c'è bisogno di dirlo, dentro di me so che è stato utile. Comunque, ora sono a Shibuya. Mi piacerebbe discutere con te delle vostre prossime strategie. Ti aspetto al diner di Shibuya. Cerca di passare. Cosa avrai in mente? Sì, anche perché Mishima è uno di quelli che, capito, si sono un po' sgamati il fatto che io sia un ladro fantasma. Forse dovrei tenerlo d'occhio. Cosa avrà in mente? Anche se lui stesso ha detto non lo tirò a nessuno. Come vanno le cose? Buongiorno, Mishima. Come vanno le cose, insomma, con le attività speciali? Spero che sia tu a pagarmi sto caffè. Oops. Sorry about that. I haven't been getting a lot of sleep lately. Ops, scusami, ultimamente non dormo molto. Prendigli la nuca e spaccagli la faccia contro il tavolo. I've been staying up managing the fan site all night. Every night. I think it's called PR. Sto alzato tutta la notte, ogni notte, per gestire il fan site. Credi si dica fare il PR, pubbliche relazioni, ma amici, ma va a caca. Fan site? Ok, Mishima, mi attendo che tu stai un pochino troppo volando. Ma sono felice che almeno le ferite in faccia ti siano passate. Il Phantom Afficionato Website, abbreviato Fansite. Devo andare. You need a catchy name if you want people to notice you. This is all a bit of P-Thieves propaganda. Serve un nome orecchiabile se vuoi far colpo sulla gente. È tutta propaganda per i fantaladri. Ma che problemi hai, Mishima? Basically, there's no point to taking down bad guys if nobody's gonna know about it. In sostanza, è inutile battere i cattivi se nessuno lo viene a sapere. Ma tu hai completamente travisato! That's why I've started a blog for posts from people you guys saved, while filtering out the haters. Ecco perché ho creato un blog per i post di chi avete salvato, filtrando ovviamente gli hater. Madonna. Ci serve che i ladri siano visti della giusta prospettiva se vogliamo che diventino popolari. No, ma io non voglio diventare popolare, Mishima! Mishima! E a sto punto che te devo dire? Ottimo lavoro, ragazzo! Sul serio? 3 stelline cadute proprio dal cielo. Sul serio? Solo sentirtelo dire rende giustizia a tutte quelle nottate in piedi. Basta così? Allora, devi stare altre otto notti in piedi e poi buttarti dalla cima dell'Everest senza paracadute. Ma sei un bravo ragazzo, Mishima, eh? Anche se vorrei tanto sapere come fate a punirli.
Prega. Non preoccuparti, non te lo chiederò. Non sarebbe divertente se me lo dicessi così. Del resto, i ladri fantasma hanno la reputazione di essere misteriosi. Ok, credo di... il tizio di Mishima è riassumibile... riassumibile in... Sono stato bullizzato, ho passato i miei cazzi a scuola, adesso che ho qualcosina tra le mani di cui sospetto qualcos'altro, tento di cavalcare l'onda. Del resto, i ladri fantasma hanno la reputazione di essere misteriosi, sì, ma non tu. Vorrei poter essere come voi, ma no. Ma non preoccuparti, continuerà a curare la vostra immagine. Lascia fare a me, ma anche no. Userò il mio fan site per promuovere i ladri e per placare i commenti negativi. Tutto questo Ren sta dormendo, credo. Non lo, forse è morto. Your popularity is gonna be at my mercy. Or my fingertips. La vostra popolarità è in mio potere, o meglio, sulle punte, sulla punta delle mie dita. Oh, merda. Ok, sì, tenta di darsi un valore che non ha. It's like I'll be your strategic image management representative, so to speak. È come se fossi il vostro rappresentante strategico della gestione dell'immagine. Cioè, poveraccio, Mishima mi fa anche un pochino pena. Perché è sempre stato un signor nessuno, adesso che sta tipo un briciolo di ciò che sta succedendo con qualcuno di molto più popolare, tenta di aggrapparsi disperatamente e darsi un tono. Sembra figo. Gioia mia, ok, sembra figo. Ho un paio di stelline in più. Così. Gratis. Sapevo che avresti capito. Comunque farò di tutto per dimostrarvi che quel titolo non è solo per bellezza. E ora dorme. No, non ancora. Yawn. Devo ammetterlo, però gestire la reputazione dei ladri fantasma è un lavoro spossante. Io continuo a sostenere il fatto che Ren sia morto. The forum gets all sorts of weird posts, including tons of things unrelated to reforming society. Sul forum piovono un sacco di post assurdi, tra cui robe non collegate alla riforma della società. The purpose of the site if the truth of the Phantom Thieves was buried among all that garbage. Lo scopo del sito verrebbe meno se la verità sui ladri restasse sepolta sotto tutta quell'immondizia. E buonanotte. Oh, ma non dovete preoccuparvi, sto smistando tutta la spazzatura. Speaking of which, I've actually already found some worthwhile info about our very own school. A proposito, ne ho già cavato fuori alcune info interessanti sulla nostra stessa scuola. Our quest to boost your popularity can start close to home. La nostra missione per aumentare la vostra popolarità può iniziare vicino a casa. La nostra missione, capito? Tenta di fare l'amichettino vicino al ragazzo grande. No. Oh. Gioia, mi fa quasi pietà. Ce la metterò tutta, almeno si impegna. Totalmente distorto, ma si impegna. Mishima sembra motivato. Vabbè, lasciamogli cavalcare la sua onda d'entusiasmo. Nuovo rango, livello 2 per Mishima, la luna. Sta. Ora Mishima ti fornirà informazioni sugli obiettivi nei memento. E in effetti però potrebbe anche essere utile, sai? Perché il memento, ricordiamo che è quel posto
è il palazzo di tutti, la cognizione generale della gente. Una persona che, il cui desiderio non è così tanto elevato, ma pur sempre disturbante, finisce nei memento. Dopo aver innescato un risveglio del cuore in un obiettivo, incontrare Mishima rafforzerà la vostra fiducia reciproca, facendo sì che lui ti fornisca più informazioni sui nuovi obiettivi. Certo, potrei finire per lavorare un po' troppo. Buonanotte. Buongiorno. Cavolo, sono esausto. Mi sarei addormentato qui sopra se non fosse stato per te. Ma per te cosa? Ren è morto. Me ne vado a casa. La Ren resta nella stessa posizione, nello stesso bar per gli anni a venire, mummificandosi da solo. Ci vediamo. Telefono, butto sto telefono. Oh, mamma mia, senti questa. Prima stavo controllando il fan site e ho trovato un sacco di commenti di hater dei ladri fantasma. Sono così arrabbiato che mi è passato il sonno. A questo punto preferisco stare sveglio a rispondere. Punto primo è giorno. Secondo, che problemi hai? Niente male, gestore d'immagine. Almeno lo faccio felice. Wow, un punticino. Rappresentante strategico della gestione dell'immagine. Il titolo è importante. Cerca di ricordartelo. Oh, cerca di ricordarlo, ok? No. Beh, ce la metterò tutta. Sta a guardare. Cosa? Il dovere mi chiama. Devo prepararmi per la battaglia del fan site. Sarà una serata folle di moderazione e ban. Ok. Michi, ma dovremmo un attimino parlare della tua... Come? Era giorno, rientro ed è sera. Come funziona il tempo in Giappone? Gli esami intermedi si avvicinano, vero? Faresti meglio a studiare. Oh, porca paletta. Il dinner a Shibuya di cui parlava Mishima sembra un buon posto per studiare, vero? Ora puoi uscire la sera, che ne dici di provare? Ehi, il programma di televendita va in onda oggi, oh mio Dio. Ok, è vero, il programma di televendita, vediamo che cosa c'hanno. Set rilassante, olio del recupero, gel rilassante, capsula d'allerta, babbana. E il set bionutrienti, mega fertilizzante, energia del giardino. Oh, vediamo, vediamo. Pare che i telefoni siano davvero in tilt. Vabbè, pigliamo il set bionutrienti, dai. Almeno posso evitare di comprare i bionutrienti. Grazie, prego. No, sono esauriti, a presto allora, grazie mille, sei l'unica ad averci chiamato. Bene, andiamo alla stazione di Yongengaya. Dalla stazione di Yongengaya. C'è due confidenze. Iwai, oratore di strada. Wow. E Soshiro. Soshiro però non è ancora pronto. Andiamo al sottopasso intanto. Perché il campione olimpico no è finito. Vabbè, vai al diavolo. Benvenuto, vuoi un po' di succo di frutta appena spremuto? Oggi è domenica, quindi abbiamo anche l'Ojiru. Aojiru. Oh, signore. Serve coraggio. Beh, no, almeno mi fa aumentare un po' il coraggio. Bene, dai, tracannalo. Tutto d'un fiato, così si fa. Bravo, ho visto che ce l'hai messa tutta. Merda. Orbene, coraggio più 2. Ok, dopo questo piano di salute andiamo da un'altra parte. Dove andiamo? Dove andiamo? Ma dove andiamo? Dovremmo lavorare al... Vero, vero. Però questo è un pochino più difficile, più complicato, perché dovrò completare... Scusate un secondo. Carta e penna a me.
Benone. Allora, sì, no, non devo cercare il lavoro perché già ce l'ho. Devo andare a Central Street. E devo andare a lavorare per il... No, non qui. Devo andare a lavorare qui per il Beef Bowl Shop. Lavorando al Beef Bowl potresti migliorare la perizia. Ora, oggi vuoi lavorare qui? Andiamo a lavorare. Guarda, all'improvviso stanno arrivando decine di clienti. Di questo passo verrai sommerso di ordinazioni. Cerca di memorizzarle tutte. Ok. Quindi l'uomo sulla sinistra vuole un natto grande. Ok. Un natto grande. L'uomo alla destra vuole un Hui Gou Rou. Cos'è lui Guo Rou grande? Beh. Oh, la signora qui vuole un bulgogi grande. Un bulgogi. È incredibile quanti piatti stranissimi di cui non sapevo manco l'esistenza esistano in Giappone. Ecco qua. E lui invece vuole quello a sinistra. Un Hui Gou eccetera medio. Bravissimo. Va bene, stai calmo e ricordati gli ordini. Qual era l'ordine del primo? Era il natto grande. Preso. Sì, giusto. Oh mio, guardate come corre. E l'ordine del... Dove vai, Ren? E l'ordine del secondo? Era un Hui Gorodogo grande. Hey. Sì, hanno chiesto quello. Il terzo cliente, invece? E il terzo cliente voleva un Bulgogi grande. Nice. Già, l'ho sentito anche io. Ma dove sei tu, Morgana? Scusa, sto cercando di individuarti, ma non ti vedo. Già, l'ho sentita anche io. Ah no, è lì, vedete, sopra la testa della signora. E questo, il quarto cliente cosa ha ordinato? E il quarto cliente... Ah, lui Guru Medio. Well. Hai ragione, il suo ordine era proprio quello. Ottimo, ora devi solo preparare tutto e servirlo. Minchia. You. Mi sei sembrato parecchio in difficoltà. Guardate chi c'è, l'uomo in giacca e cravatta. Era il tizio... Era l'oratore fuori dalla stazione. Il politico sembra. Non puoi chiedere al tuo capo di assumere altra gente. Eri sommerso di lavoro. Ovviamente. Prego perché arrivi altra gente. Il carico di lavoro eccessivo sta diventando un grosso problema in diversi ambiti. È preoccupante. Dovrò ricordarmene. Ecco quanto ti devo. Grazie per il cibo. Prego, ciao. Quello non era il politico che tiene discorsi davanti alla stazione. Si preoccupa delle condizioni di lavoro dei dipendenti, eh? Beh, credo che adesso sappia chi sei. Un giorno di questi dovremo tornare alla piazza della stazione. Mai. Tu adesso mi dai il locale. Se il locale diventa mio. Ottimo lavoro, c'erano parecchi clienti oggi, ma sei stato bravo a gestirli da solo. Oggi era pieno come durante il giorno della Yakiniki. Ci sarà stato un evento in zona? Oggi ti meriti un piccolo bonus. Ottimo lavoro. Continua così. Parapara, 8800. Vai al diavolo. Sei stato fantastico a gestire quegli ordini. È stata dura, certo, ma te la sei cavata più che egregiamente. La perizia. Sono sempre decente. Almeno credo di sapere allacciarmi ancora le scarpe. Se non ho dimenticato come si fa. Beh, ora è meglio andare a casa. Ciao. Sì, è qua. Ah, credete nei ladri fantasma? Ce l'ho 0,6.4%. Wow. Ehi, cosa sono quegli occhiali? Per caso devi andare a fare snowboard?
ci fai tu in metropolitana con gli occhiali da snowboard? Dicono che i cedri fioriranno più tardi del solito, sai, per il cambiamento climatico, bravo. Ah, l'allergia da polline è un vero schifo. Non potrei andare in montagna neppure se lo volessi. Continuo a lacrimare. Sembra terribile. Già, il notiziario diceva che l'allerta pollini sarebbe iniziata più tardi quest'anno. Pare che le reazioni allergiche siano appena cominciate, come il prurito agli occhi. Allora, proprio come il cattivo tempo, anche questo potrebbe avere effetto sui memento. Ciao Ann, tutto a posto? Come sta? Che faccia da patibolo che c'hai, Ann, giorno. Ok. Oh, ma parli? Sei allergica? Allergies? Oh, maybe. I do feel kinda dazed and everything feels weird. Allergica? Può darsi, in effetti mi tiro un po' la testa e mi sento un po' strana. No, è soltanto vuota. I've been having this feeling that someone's watching me. Però, in realtà, ho una strana sensazione, come se qualcuno mi stesse osservando. I hope not. Spero di no. Maybe I just can't shake off the feeling of infiltrating a palace. Oh, magari è perché non riesco a togliermi di dosso la sensazione che avvertivo nel palazzo. We're always cautious of not being noticed, you know? Sai, lì dentro dobbiamo sempre fare attenzione a non venire scoperti. So it has to be my imagination. Sì, deve essere soltanto la mia immaginazione. Po, mattina. Torniamo a scuola. Madonna, che fastidio. Ehi, non trovate che l'atmosfera a scuola sia un po' diversa ora? Intendi senza Kamoshida? Già, prima nessuno stava a parlare di lui liberamente. È vero. Vorrei solo che qualcuno ci ringraziasse. Ma te la vuoi smettere, Ryuji? Che hai fama di popolarità. Comunque sia, è andata tutto per il meglio. Dopotutto, Kamoshida è stato punito per i suoi crimini. Per quanto mi riguarda, abbiamo vinto. Sono d'accordo! Aia! Scusate, mi si era incriccato il braccio. Chissà cosa gli succederà da adesso in poi. Vuol dire, tutti sanno che è un criminale ora, no? Dovrà convivere con l'odio della gente per sempre. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Molto probabile, ma non provo pietà per lui. Se l'è meritato. Assolutamente. Bravo. Mezzogiorno, pomeriggio, dopo scuola. Oh merda, sti messaggi. Ehi, ho delle nuove info per voi. Madonna, Mishima, bascollati. L'ho letto nel fansite, ma ne ho anche sentito parlare a scuola. Comunque, a scuola c'è un tipo che fa davvero troppo il bullo. Io vorrei aiutare la vittima, ma per me è impossibile. Ma scommetto che i ladri fantasma possono fare qualcosa in merito. Ehi, avete già risvegliato il cuore di quello stalker, perciò per voi sarà facile, no? Sarà uno scherzo. Siete fantastici! Il bullo ha i capelli castani e si può trovare spesso davanti all'entrata della scuola. Da quanto ho capito si chiama... Come? Daisuke Takanashi. So che potete farcela. Oh, hai ottenuto delle informazioni su un nuovo bersaglio. So che questo è un piccolo caso, ma abbiamo un nome, quindi siamo in grado di considerarlo un bersaglio. E adesso abbiamo una delle vittime. Delle nostre vittime. Un bullo che abbaia e morde. Richiesta ricevuta. Abbiamo avuto delle informazioni da Mishima, vediamo, ci ritrovo. Ma che vuoi? Ma perché? Vedo che siamo tutti qui, vuoi andare nel momento, vero? No. Che stai dicendo? Non dobbiamo studiare per gli esami. Ah, ti preoccupi di questi particolari, io preferisco tuffarmi nell'azione. È facile per te parlare così. Ad ogni modo non abbiamo nemmeno un bersaglio. In realtà quello non è più un problema. Mishima ci ha fornito alcune informazioni. Oh, tempismo perfetto. Andiamo subito nel metaverso allora. No, devi studiare. Faresti qualsiasi cosa pur di non studiare, eh? Se
Controlla le tue informazioni su un obiettivo selezionando visualizza richiesta, ritrovo e premendo. Ho capito. L'ho capito. Un momento, possono essere esplorati anche senza obiettivi, ma il tempo passerà come durante un'infiltrazione in un palazzo. Sii prudente quando la scadenza è vicina. Allora, diamo un'occhiata. Ovviamente oggi non entreremo nei memento. Vedi le richieste. Bene, ricordate qual è il caso cruciale che un ladro deve seguire prima di poter rubare un cuore? Avanti, diccelo. Ah, intendi le lettere di sfida? Un momento però, l'avevamo inviata anche la scorsa volta. Il tesoro si materializza quando alteriamo il subconscio del bersaglio con la lettera di sfida. Questa è la regola quando abbiamo a che fare con i palazzi. Nei memento, a quanto pare, possiamo colpire il bersaglio direttamente. Cosa? Non dobbiamo inviare lettere di sfida? In questo caso c'è già qualcosa che funge da lettera di sfida. Mishima infatti ha scritto sul forum che i ladri fantasma stanno per arrivare. Trattandosi di un pesce piccolo è sufficiente a installare paura nel bersaglio. Quel Nakanohara deve aver letto i commenti di Mishima su di lui sul fansite. Ecco perché il navigatore l'ha rilevato. Ma davvero possiamo lasciare che di una cosa così importante si occupi qualcun altro? Mishima poi? I desideri delle ombre nel memento sono nulla in confronto a quelli che dei signori dei palazzi. Però i bersagli vanno scelti sempre all'unanimità, anche quelli piccoli. Ad ogni modo, parliamo delle segnalazioni che abbiamo ricevuto. Qui si parla di un arrogante bullo dai capelli castani. Frequenta la Shōjin Academy. Adesso però non si limita solo al bullismo, maltratta e ricatta gli altri ragazzi. Che schifo! È un bersaglio perfetto, forza, colpiamolo! Sicuro di non avere solo voglia di andare nel memento. D'altro canto non possiamo lasciarlo fare, dobbiamo intervenire. Nessuna obiezione, vero? Allora, se sei d'accordo, possiamo andare, la decisione è unanime. D'accordo, ora dobbiamo solo colpire il bersaglio nel memento. Perfetto. Questo è la schermata dei bersagli nel memento. Un ex piuttosto appiccicoso l'abbiamo già fatto. Un bullo che abbaia a morte. Tra l'altro c'è anche la difficoltà. È bellissimo. Ok, recenti. Esperimento o usciamo. Quindi per oggi la chiudiamo qui con la nuova richiesta di Mishima. E l'appuntamento è per il prossimo video. Ciao!